Ciao a tutti, anche oggi siamo qui con un altro dei nostri fantastici coordinatori che, come avete capito, sono delle figure per noi assolutamente importanti. Oggi è qui con noi Giulia Ambrosetti, che è la coordinatrice dell'area Cura del Corpo. Come Buongiorno a sapete, tutti, grazie Manu, lasciamo grazie a sempre te. parlare loro, quindi Giulia, ti va di raccontarci qualcosa di te e cosa sei, chi sei, cosa fai? E magari anche Allora. perché ti sei messa come coordinatrice di questa macroarea? Sì, innanzitutto, allora, qualche tempo fa, quando è che è stato qualche settimana fa, Sara mi ha chiamato, mi ha parlato di questo progetto e ero super entusiasta perché comunque credo fortemente che ci sia bisogno di creare effettivamente qualcosa di nuovo e c'è bisogno di azione. E diciamo che questo risuonava tanto anche con quello che era stato poi il mio percorso di vita, perché in diversi momenti della mia vita, quando vedevo intorno che mancava qualcosa effettivamente nel concreto che mi poteva essere utile, ho fatto sì, insomma, ho fatto un passo verso questa cosa andando poi a creare. È stato quando è nata mia figlia, che mi sentivo un po' persa anche nell'ambito dell'educazione, con l'informarmi, poi vedere che non c'era una scuola effettiva nelle mie vicinanze che rispecchiava con quello che sentivo essere l'educazione che risuonava maggiormente con me e con quello che avrei voluto per mia figlia. E andarla poi a creare insieme anche altre mamme. Quindi fondare una scuola è stato poi anche sempre nel percorso personale, che mi mancava un pezzo all'interno della mia ciclicità, mi mancava proprio un pezzo e andare a approfondire quello e poi vedere che anche le persone, le donne accanto a me erano comunque, avevano necessità di conoscere un po' di più questi aspetti, per comunque l'aspetto della ciclicità, della sessualità, e quindi andare a portare qualcosa nel concreto, informando, divulgando cose che stavo sperimentando su di me e che ritenevo importanti anche per gli altri. Così, man mano, nella mia vita è stato così, e quindi quando Sara mi ha detto ok, c'è questa possibilità, ho detto sì, assolutamente, facciamo, ci sto, sono presente. E quindi niente, sto già raccontando un po' di me. Va benissimo così, facciamo un po' conoscere. Quindi niente, negli anni sono andata in profondità rispetto ai temi che risuonavano particolarmente con quelli che erano i momenti della mia vita. Quello che dici è interessante. Se ti va di raccontarci cosa pensi che succeda all'interno della tua area, cioè che tipologie di progetti anche ti vedi un po' a coordinare. E cosa ti piacerebbe che le persone venissero di fatto proprio a creare lì dentro, no? Allora, la cura del corpo per me è una cosa importantissima. Ovviamente il corpo è il nostro tempio e quello che dico anche alle donne perché io lavoro prettamente con donne. Quindi è un po' nelle nostre mani la cura del nostro corpo, quindi vabbè, io ho una palestra per il viso tra le varie cose e anche quando parlo di questo tante volte si pensa che, cioè, siamo quasi, non è nostra responsabilità anche il modo di crescere, di invecchiare, proprio invecchiare questa parola che sembra un tabù, è comunque nelle nostre mani questa cura. E saperlo fare e poterlo fare in maniera piena, in maniera sana, invecchiare, curarsi, prendersi cura di sé in modo anche naturale, in modo da star bene e enfatizzare, esaltare quello che è il nostro tempio, trattarlo con cura e con amore. Quindi quello che voglio portare all'interno, quello che porto nel lavoro, quello che vorrei portare e essere, coordinare, è proprio un modo nuovo, mi viene anche da dire, di prendersi cura di sé con amore, con rispetto per se stessi, rispettando la propria unicità, perché anche nel prendersi cura siamo tutti diversi. Certo, c'è una matrice che è centrale di come prendersi cura, ma ognuno al proprio modo. E ecco, quello che voglio portare comunque è il fatto di amarsi,
amarsi, amare il proprio corpo, amare il proprio tempio, ed è una nostra responsabilità nella modalità con cui farlo. Guarda Giulia, hai detto delle parole, sono tutti hashtag per noi praticamente all'interno di Mission Matrix. E piace tantissimo il tema che sta a noi decidere come invecchiare, perché è una prospettiva molto, molto interessante, no? Questa, che solitamente non viene tanto portata, anzi si tende a quasi farci sentire in colpa, no? Perché stiamo invecchiando, con le dette, le espressioni. Invece mi piace molto quello che dici, che ognuno si deve curare rispettandosi, amandosi. E prima anche hai detto una parola molto importante, tipo il tema dell'azione, no? Quindi noi crediamo molto che ognuno debba agire secondo la propria responsabilità. Per cui in questa tua macro area mi auguro che arrivino tante persone che condividono con te questi bellissimi aspetti. Adesso ti chiedo un'altra cosa, Giulia. Cos'è per te Mission Matrix? Mission Matrix è una grande opportunità per tutti, per finalmente portare qualcosa di concreto nel mondo e far sì. Tante volte, come è successo nella mia vita, sono stata persa perché quello fuori non rispecchiava quello che veramente volevo, quello che sentivo. Quindi mi sentivo persa. In Matrix ho riconosciuto tante cose che desidero nella mia vita e sulle quali cioè tutte le aree c'è qualcosa che... Cioè le 17 macro aree che abbiamo creato sono fatte proprio per cercare di ricostruire non solo tutta la realtà lavorativa, ma di fatto anche un po' una realtà sociale, ok? Anche perché le due cose per noi sono proprio assolutamente legate. Per cui è anche normale all'inizio quando parlavi che la maternità ti ha portato a fare delle riflessioni su scuola e istruzione. In realtà queste macro aree molto spesso sono legate tra di loro. Infatti conoscendovi adesso un po' più da vicino voi coordinatori, mi rendo proprio conto che molti non sapevano quasi quasi in quale macro area candidarsi, proprio perché le vedono tutte collegate così come lo esatto, dico. Esatto, sì sì, è un po' quel concetto olistico proprio del che poi come qui, cioè sì c'è la cura del corpo, ma insieme a questo ci sono tanti, c'è anche una crescita personale, ci sono tanti altri aspetti che possono essere uno legati all'altro, ed è bello proprio come se fossimo tutte delle cellule in un corpo. Ecco, un po' così è Mission Matrix. Alla fine sono tutte piccole cose che formano un qualcosa di più grande e sono tutte una legata all'altra. Grazie Giulia per averci regalato anche questa bella metafora di Mission Matrix. Ti chiedo per finire di fare una sorta di appello alle persone che magari possono entrare in risonanza con te. Cioè, se, immagina per esempio di avere di fronte qualcuno a cui parlare della tua macro area, dicendogli in due parole perché dovrebbe proprio entrare lì a lavorare con te. Ti va? Sì. Io credo che ognuno possa portare un contributo affinché anche questo concetto di cura del corpo venga sempre più amplificato. Non è una cosa di estetica, non è una cosa per solo esteriore, qualcosa è un concetto così molto più profondo, proprio è il nostro benessere, è amare la vita, amare il proprio corpo. Siamo in questo involucro, adesso mi viene che è un peccato non farlo, perché ci hanno donato così questa materia così, così bella, e quindi amarla è assolutamente amare la vita, e chi sente di risuonare con questo messaggio, la voglia di trattare con amore il corpo, trattare con amore se stessi, quindi è benvenuto. Grazie, non solo gli operatori, ma qualsiasi persona che ha uno spunto affinché si possa sempre più crescere anche in questo aspetto di cura di sé. Perfetto, ti ringrazio moltissimo Giulia per il tuo tempo, per la tua energia e per tutto quello che stai portando in Mission Matrix. Grazie a voi. Grazie a voi. Se volete approfondire o contattare Giulia, come sapete c'è a disposizione la sua mail, vi invitiamo a farlo, anche per entrare, avete capito, in questo concetto meraviglioso, no? Le sue parole, amare il proprio corpo e amare la vita, mi sembrano una sintesi perfetta per tutta questa macro area. Grazie ancora, buon lavoro. Grazie a voi, grazie.